siamo ben lontani noi dall'idea della collezione, ma abbiamo piacere che siano strumenti suonati e che vi emozionano. Ma non hai studiato? Proviamo le chitarre di Taylor più vendute. Insieme a Osvaldo Lo Iacomo, Ciro Manna e Davide Tomassone proveremo le 14 del 50° anniversario Taylor. Amici di Music Off, siamo qui in compagnia di Osvaldo Lo Iacono e Ciro Manna, che ringrazio per la vicinanza. Grazie a te. Per provare queste serie 14, abbiamo detto prima le serie più vendute, sì, la serie Grand Auditorium, nata nel 1994, Bob Taylor ha avuto questo colpo di genio di questo strumento intermedio tra una dreadnought, quindi chitarra da strumming, da flat picking, e invece strumenti come le 12, le forme Grand Concert, la forma caratteristica realizzata 10 anni prima, nel 1984, ha creato questo mix, la 14, la Grand Auditorium, che dal 1994 diventerà lo strumento più venduto in assoluto. Particolare attenzione alla serie 8, che è la prima serie in palissandro nata ben dal 1974-75, quando Kurt Listug e Bob Taylor prelevarono American Dream dalla vecchia proprietà. Chitarre nate per il 50° anniversario, abbiamo detto 1974-2024, chitarre speciali, chitarre fatte in numeri limitati, 1974 esemplari. Chitarre con combinazioni di legno fuori standard, la serie 8 normalmente caratterizzato da palissandro e abete, in questo caso abbiamo palissandro e sinker, sequoia, legno non proprio comune in casa Taylor, ma che permetterà, lo sentiremo, lo abbiamo già sentito, ma lo sentiremo meglio da Ciro, di avere una bellissima presenza, proiezione, una bellissima forza. Anche in casa, anche nel modello che sta provando Osvaldo, abbiamo invece qualcosa di diverso. La serie 3, normalmente caratterizzata dalle fasce a fondo in sapele, in questo caso troviamo Urban Ash, legno urbano, legno locale, legno a chilometri zero, legno sostenibile. È un tipo di frassino rosso che usano, che possono prendere nella zona californiana, quindi senza grandi trasferimenti, senza grandi viaggi, che ha caratteristiche tonali molto belle, molto simile come idea a un Mogano Koa, un qualcosa di ricco sulle medie, ma con un suo punch, una sua botta un po' particolare. La tavola è sempre una abete, finitura silent, finitura gloss, 810 le meccaniche che monta direttamente, è molto fini, molto belle, molto piacevoli, molto comode nell'accordatura. Anche le finiture, appunto, le avete girate, sono questi edge burst, queste finiture sambas scure, sfumate, molto belle, in versione satinata col binding e anche in versione lucida. Che dire, direi di ascoltarlo un pochettino. È un compleanno speciale questo di casa Taylor, è un compleanno per i 50 anni, ci hanno impressionato i primi prodotti arrivati, questa è la seconda ondata, strumenti sicuramente importanti, sicuramente pro, anche direi da collezione volendo, anche se siamo ben lontani noi dall'idea della collezione, ma abbiamo piacere che siano strumenti suonati e che vi emozionano. Ascoltiamo a questo punto Osvaldo e Ciro che ci racconteranno un po' le loro emozioni nel provarlo e poi ci diranno qualcosa di più.
Allora Osvaldo, parlo piano, perché avete suonato piano, poi forte, ed è poi bello, piano, non c'è niente di più bello di parlare sottovoce. Piano, piano, senza far troppa confusione. Raccontami. Beh, per me è così, penso di condividere anche l'approccio di Ciro. Per me il test migliore per una chitarra acustica è proprio il test della dinamica, il test di come la chitarra reagisca alle differenze di volume, alla pressione, al tocco, alle differenze del tocco. E questo è stato il piglio di questo piccolo test, è stato proprio questo, cioè tentare di capire come la chitarra rispondesse alla nostra dinamica. La percezione per quanto riguarda l'esemplare che sto provando è quella di una chitarra con tanta proiezione in avanti, quindi con tante medie che sicuramente sono il frutto dell'incrocio, l'hai detto anche tu, tra le medie dell'Urbanesh, e la punta della Bete, che comunque va a compensare l'assenza o quantomeno il fatto che siano mitigate le alte frequenze. Quindi risulta un mix particolarmente interessante, soprattutto nelle linee solistiche. Questa è stata la cosa che mi è balzata subito, non solo all'occhio, ma alla mano. Da cercare subito. Esatto, perché ho notato che, pur spostandomi a fondo manico, il volume delle note era sempre quello. Restava, era quello. Non di solito, in questa zona si comincia a perdere un po' di volume. Invece la possenza dei cantini è stata la peculiarità che mi è saltata subito, non solo all'orecchio, ma proprio sotto le dita. Sotto le dita. Sì, forse è una percezione che hai... Forse più te che la suoni, sì, esatto, di come, chi ascolta, perché chi ascolta può pensare che tu stia spingendo un po' di la più dinamica. Invece tu l'hai sentito, sì, sotto io controllo. Ho sentito questa cosa, ho sentito questo particolare, e questa è una cosa importante che spesso non si trova sulle chitarre acustiche, quantomeno in quelle destinate al solismo, comunque alle linee melodiche. Questa è la particolarità che è venuta fuori. Ciro, raccontami. Questa è la prima volta che provo un modello con questa tavola Sequoia. Di questa Sequoia, che intanto è spettacolare anche a vedersi, perché diciamo questa è un'altra cosa da non sottovalutare. È colorata naturalmente in modo naturale, questo rosé, perché un po' di, sai, alla fine la chitarra è anche come un qualcosa che tu indossi, quindi è come una maglia. Tu dici alle persone da fuori: guarda come ti sta bene, ma tu non te la senti tua addosso, sì, sì. Non ti senti che ti rappresenta. Cazzo, queste chitarre sono una più bella dell'altra. È difficile trovare una chitarra che non mi rappresenta personalmente, e questa in particolare, devo dire, veramente c'ha sto top spettacolare. E devo dire anche il suono, che c'ha diciamo le frequenze giuste che rendono sempre il suono morbido, bilanciato, brillante al punto giusto. Se spingi ti restituisce la dinamica, non senti che sei arrivato mai al limite, nel senso che tu puoi spingere, la chitarra ti dà quello che ti deve dare, però allo stesso tempo, se suoni morbido, risponde alla tua sensazione e ti senti a casa, come diceva pure Osvaldo, sia nella zona alta, zona bassa, stessa, cioè fondamentalmente questa è una filosofia di Taylor, no? Perché alla fine questa è una cosa che abbiamo ritrovato in tutte, probabilmente tutta, sì, la gamma, nella gamma, chi più chi meno, esatto. In modo diverso, però un filo conduttore è una filosofia . E loro costruiscono gli strumenti così, hanno diciamo basato anche, diciamo, è probabilmente parte anche del loro successo, no? Certo. E quindi fondamentalmente lo ritrovi poi in queste diciamo chitarre di gamma, sicuramente di fascia più alta, ovviamente c'hai tutte le condizioni per poterti esprimere al meglio, quindi veramente sento di stare a casa. Una provocazione: perché comprarla e perché no? Quindi andiamo su qualcosa non proprio commerciale, ma l'idea, perché uno, cavolo, l'ho provata, l'ho sentita, è bene perché mi va bene, perché, oppure no, perché... Anche non dico il fattore negativo, ma per questa cosa posso farne a meno. Ma è una chitarra per chi ha bisogno, per chi vuole trovare in un'unica chitarra l'approccio ritmico e anche l'aspetto melodico. Quindi non è una chitarra prettamente dedita allo strumming o prettamente dedica al solismo. È una chitarra che comunque... Visto il range di frequenze che abbraccia, è un compromesso tra i due con la C maiuscola. È un buon compromesso, esatto, perché comunque è chiaro che lì sarà anche la tua mano, anzi il tuo manico, ecco, il tuo manico, come si dice in gergo automobilistico, sarà lì il manico a dosare la pressione anche della mano destra, no?
per cercare di compensare laddove ci siano le mancanze e laddove ci sia la preminenza di certe frequenze, no? La cui prima percezione è quella di essere abbastanza mediose, quindi in avanti, proiettate in avanti, una bella proiezione di medie e quindi più adatte tendenzialmente agli arpeggi, che sia al plettro o in finger picking, si pensa che non siano adatte allo strumming, no? E lì interviene la mano destra a dosare il plettro, anche la scelta del plettro giusto, a compensare e ad ammorbidire all'origine il suono. E la chitarra, è lì che si vede la qualità della chitarra, quando la chitarra risponde, ti segue, ti ascolta. Se io pestassi, ho anche lo sferragliamento che può essere utile in tantissime situazioni di strada. Per dare gli appoggi, per esempio, sì, no? Per... Riesci ad essere incisivo e anche negli arpeggi. Mantiene quella mediosità che ti permette di avere il giusto volume anche e quel molto, suono anche molto, molto West Coast, se vogliamo, no? Ottimo. Signore, tu a chi la consiglieresti? Perché comprarla? Perché farla diventare, inserirla nel proprio rig? O perché anche no? Ma da utilizzatore, diciamo, di un no, faccio difficoltà a trovarlo, onestamente. Cioè, sei un uomo di facili costumi con la chitarra. No, ma perché il problema è che ci stanno delle cose che sono troppo, diciamo, importanti e questa chitarra, ma tutte le rispetta alla grande. E la prima per me è l'intonazione. Quella proprio perché tu, voglio dire, puoi avere la chitarra è la più base. Bella. Può suonare un po' più grosso, un po' più sottile, un po' più bello. Quello però lo aggiusti. Se non è intonata, come lo aggiusti? Non puoi mettere il Melodyne sì, o certo, l'autotune, certo. Come si fa oggi, no, sullo strumento. Quindi, diciamo, questa cosa qua non la risolvi. E quindi, con questa base solida dell'intonazione, discorso della gamma di frequenze, sai, strumento a strumento abbiamo visto differenti tipologie, tu puoi scegliere quella che è più vicina, ma fondamentalmente potresti avere sempre esigenze diverse e quella è una cosa che comunque puoi aggiustare, come dicevi, col plettro, con le corde, come si diceva, no? Il microfono, la posizione, tutta una serie di cose, o con le Q in post, vuol dire che alla certo, fine certo. C'hai mille modi. Un po' di correzione puoi andare a fare. Per gestire questa cosa, ma l'intonazione, l'affidabilità, la playability, la suonabilità. Cioè il fatto stesso che tu riesci a suonare con nonchalance, noi abbiamo cambiato diversi strumenti e provato e sembra di suonare la chitarra nostra, la chitarra che abbiamo sempre suonato, questa sensazione qua vince insieme al discorso dell'intonazione per me. Quindi fondamentalmente con questi elementi qui si tratta solo di scegliere quella che ti è più quindi giusta. solo una persona stonata la consiglieresti, non la consiglieresti. Se sei stonato lascia stare perché non fa per te. Ok, cioè, quindi fondamentalmente non riuscirei a trovare un neo. E poi in più c'è pure il fatto che ti dicevo prima dell'estetica, perché che molto a me bella, fa impazzire personalmente, molto elegante, quindi molto, onestamente anche non avrei... un po' unica, anche un po' esclusiva, perché ricordiamoci sono serie uscite per questo 50esimo, quindi serie limitate ci saranno adesso, poi non ci saranno più, quindi è molto importante percepire il fatto che è un ciampa e scappa, sono pezzi limitati e poi finiranno sì, con quest'anno. Ma ho un'idea, perché non invertiamo la chitarra? Certo. Quindi molto la volentieri. 8 e 14 CE 50esimo con il sinker nel top a Osvaldo e la 3 e 14 Urban Esce, sempre 50esimo anniversario, a Ciro. Proviamole, perché poi dobbiamo anche capire, magari partiamo con Osvaldo, proviamo a lavorare un po', prima hai lavorato un po' in arpeggio, in morbidezza con l'altra, prova ad alternare un po' di strumming e un po' di morbidezza, vediamo come ti segue questo strumento. È
È un suono molto bilanciato e che risponde alla dinamica, risponde alla plettrata. Quelle medie che vengono un po' avanti, quella brillantezza, viene mitigata perfettamente quando suoni con i polpastrelli in fingerstyle. E anche il passaggio dal fingerstyle allo strumming col plettro non è così esasperato. Non è invadente. Cioè, esatto, è come se ci fosse comunque una continuità. È come se fosse stata fatta una sovraincisione con un'altra chitarra. L'impressione è comunque di avere una dose di basso e un... Sì, già importante, assolutamente. Cioè, pur essendo appunto una forma intermedia, il basso cioè, è presente, non, ma non è copre, invasivo. Non però. È invasivo, non va oltre il dovuto, però ce n'è, ce ne sono di basse. Assolutamente. Sono, ha un suo calore, una sua rotondità. E non solo, anche quando il basso viene portato in avanti, in questo caso per esempio. Mantiene il suo volume, no? Non si ci sono cadute, non si perde. Poi bellissimo in fondo. Sì, molto completo. Mi verrebbe da dire, per incominciare il gioco degli aggettivi, molto complesso. Complesso, una complessità lineare, diciamo così. Complesso, sì. Ma poi c'è tutto, non c'è niente di esasperato. Sì, assolutamente, assolutamente. È il giusto compromesso tra lo sferragliante e il, come dire, il profondo. Il profondo, ottimo, profondo e sferragliante, tutti e due estremi. Ciro, tocca a te, a questo punto hai questa 3-14 con l'Urban Ash, sentiamola come ti risponde, sia in dinamica che in arpeggio, che in solo, vedi tu. Già sento l'intonazione... Siamo sempre già, lì. Già godo. Già partiamo bene. Stesse, diciamo, considerazioni ha fatto pure Osvaldo prima, insieme unito al fatto sempre dell'intonazione, vedi che anche suonando in zone più alte della tastiera con le corde a vuoto, questa è una cosa complicata da trovare, io per anni ho sofferto la mancanza di questa gestione e poi succede che ovviamente quando vai a suonare questa cosa non ce l'hai, non la fai. Ok, tiri, perché già questa va in protezione. Non ti puoi lanciare, invece qua hai la sensazione che dove ti lanci cadi sempre all'impiedi, come si dice, no? E quindi... a me è sembrata una chitarra quasi con dicotomia, perché nell'arpeggio è molto flautata, è molto dolce, è quasi una nylon, sì. Ho esagerato perché sì. Non è così, però tutto molto. Poi sei partito in ritmica e ha picchiato veramente duro, quindi sì. È partita cattiva, compressa, tirata, quindi un po' un modo di lavorare particolarmente sensibile a questo punto sì. Alla tua mano destra, a quello che volevi dare. Eppure se suoni morbido ha lo stesso discorso. Un aggettivo anche te, un avverbio, una parola, un termine, un neologismo che... Allora, c'è una parola che mi piace, che è sexy. Sexy, interessante. Perché c'ha una sensualità, la chitarra. Cioè, a volte noi, cioè, diciamo, uno se la rappresenta come una donna, no? Vuoi dire, alla fine... Beh, le sue forme, le sue rotondità, la devi toccare, la devi accarezzare, certo. E c'è un rapporto certo, anche fisico. Intimo e fisico con lo strumento. Quindi, diciamo, in qualche modo questa parola mi... Quindi sexy, solletica. sexy, bellissimo. Però è una parola che non sta nell'ambito musicale, certo, mi viene in mente. Ci sta, noi dobbiamo giocare con i termini, con le parole. Sì. Sexy nel suono e sexy nelle forme, nel contatto. Nelle forme e poi nel, come dire, proprio nella,
nelle sensazioni, che come se fosse una bella nelle donna vibrazioni, nelle vibrazioni, sì, probabilmente quello. Ragazzi a casa, provateci anche voi, cioè noi siamo qua, ce la stiamo giocando e raccontando, ma tutto questo serve per far giocare voi. Inserite nei commenti 1, 2, 3 parole proprio dirette, secche, senza troppi sovrastrutture, perché ci facciano comprendere quello che vi arriva a casa e, perché no, anche un po' divertire, divertiamoci, perché il gioco fa parte, insomma, è anche questo. E mi piacerebbe a questo punto farvi suonare insieme, perché fino adesso noi abbiamo un po' chiacchierato, abbiamo un po' raccontato, abbiamo parlato di questi 50 anni di storia, di queste limited edition, però prima di tutto e avanti a tutto la musica.